festa riprende il vento della promozione e tornano in alto le aspirazioni del Lecce che ha battuto il Pescara. Gli abruzzesi, che finiscono la gara in 9 per 2 espulsioni, recriminano su alcune valutazioni arbitrali, ma anche sulla loro ingenuità e scarsa consistenza sotto rete. Ben disposti da Rossi, i biancocelesti hanno bloccato all'inizio le azioni del Lecce, ribaltando il gioco in velocità. L'allenatore pescarese si è più volte alzato a correggere la posizione dei suoi uomini, soprattutto Rocini e Paladini, ai quali aveva affidato importanti funzioni di filtro e impostazione del gioco. Pochi palloni però dalle parti dei portieri, soprattutto su calcio da fermo, fino al 37esimo, quando un'azione iniziata da Francioso al centrocampo e continuata da Mazzeo e Palmieri metteva il centravanti leccese in condizione di battere a rete con una leggera deviazione di Mezzanotti che mandava in fondo al sacco un pallone che forse ci sarebbe finito anche da solo. Il Lecce in vantaggio si distraeva e 4 minuti dopo Rocini, su una rimessa da fallo laterale, si trovava solo in aria e riusciva a servire un assist per Greco che pareggiava. Ma lo stesso Rocini comprometteva la gara facendosi espellere al 45esimo per un brutto fallo su Macellari. In 10 uomini nella ripresa il Pescara era costretto a subire l'arrembaggio del Lecce. Grandi parate di Visi su iniziative di Palmieri, mentre Ventura si sgolava per mettere ordine tra i suoi. Al 16esimo da Evangelisti a Francioso, che lanciava Palmieri agganciato da Gelsinaria. Dagli 11 metri Francioso non sbagliava. Il Pescara cercava il tutto per tutto e Visi doveva fermare fallosamente Francioso lanciato a rete. Seconda espulsione che non agevolava certo la rimonta del Pescara, il quale recrimina per questa caduta in aria di Gelsi che l'arbitro Serena non considera, mentre i tifosi leccesi tornano ad invocare la Serie A. Abbiamo costruito, abbiamo avuto palle gol, abbiamo segnato 2 gol, potevamo segnare degli altri. Contro una squadra di questa levatura non può che farci piacere, inorgoglirci, e credo che chi ha assistito a questo incontro, pur giocato su un campo praticamente impossibile, si sia visto, direi, per quasi tutti i 90 minuti sempre 22 persone che cercavano di offrire calcio.